Science. Parigi. Riusciamo a vedere i particolari della struttura metallica della Tour Eiffel. Eppure si tratta di un'immagine catturata a 694 km di altezza dal numero 1 dei satelliti Pleiadi. Ecco la Torre di Tokyo. Il satellite è in grado di fornire immagini a colori ortorettificate a 50 cm di risoluzione. Fino ad oggi caratteristiche proprie solo dei satelliti militari. Il lancio del numero 1 delle Pleiadi è avvenuto il 16 dicembre 2011 dalla Guyana francese e il suo tempo di vita previsto è di 5 anni. Il lancio del suo gemello è atteso per il 1 dicembre di quest'anno dalla stessa base di Kourou. Si tratta di un satellite estremamente agile. È la sua prima grande caratteristica perché effettivamente è in grado di acquisire immagini in un solo passaggio, come in questo caso. Vediamo che numerose porzioni di territorio vengono acquisite in un solo momento per allargare l'occhio satellitare, oppure facciamo numerosi passaggi nella stessa zona in modo da avere il medesimo sito sotto diverse angolature per ricreare tridimensionalmente ciò che è stato osservato. I satelliti sono stati progettati principalmente per la gestione delle emergenze. Le Pleiadi forniranno ogni giorno 1200 immagini della Terra utili alla cartografia di dettaglio. Il satellite permette di avere delle applicazioni nel monitoraggio ambientale, ad esempio per guardare in maniera dettagliata la forma dei ghiacciai e il distaccamento delle lastre. E poi ci sono tutta una serie di applicazioni in ambito di gestione dei rischi e delle emergenze. In questa panoramica di un incendio, catturata dal satellite, è possibile identificare i focolai e monitorare le aree forestali distrutte, distinguibili in nero. Questo è l'aeroporto di Rio. Il satellite restituisce un'immagine ogni 10 secondi, quasi una visione in diretta.